Bene, adesso vi parlo del ciclo etnologico, una descrizione generica, ma almeno che ci racconta quali sono i termini di cui dobbiamo parlare. In realtà basterebbe soffermarsi su questo disegno che è dovuto ad Orton, che è stato un etnologo, uno dei primi etnologi quantitativi all'inizio del primo metà del secolo scorso. E come vedete, disegniamo come una ruota, qui abbiamo le precipitazioni in tutte le forme: pioggia, nebbia, grandine, nevischio, neve, rugiada. Queste cadono sulla superficie ed eventualmente possono essere trattenute dalle superfici, e quindi si parla di ritenzione delle superfici. Poi ci sono vari tipi di infiltrazione nel suolo, oppure generazione di deflusso superficiale, oppure direttamente evaporazione da queste superfici, che sono per esempio le foglie, potrebbero essere la rugiada che dal terreno, l'umidità del suolo, soil moisture, cioè il contenuto di acqua all'interno del suolo, generalmente in condizioni non di saturazione, cioè il suolo è un mezzo poroso, ma tutti i pori del suolo sono riempiti dell'acqua. E tutta questa parte ha a che fare con la parte sotterranea, ma comunque dal suolo anche di nuovo c'è l'evaporazione. Vedete l'evaporazione qui, torna indietro, perché tutte le evaporazioni finiscono poi o quasi nell'atmosfera, anche se in realtà in mezzo ci possono essere delle rideposizioni dell'acqua che evapora. Poi qui ci sono vari elementi di immagazzinamento che è importante, sono importanti l'immagazzinamento dell'acqua superficiale dei canali, l'immagazzinamento nelle acque sotterranee, che qui è disegnato piccolo ma in realtà è dal punto di vista percentuale la maggior parte del ciclo, e l'immagazzinamento degli oceani. Naturalmente la maggior parte dell'acqua sulla Terra sta negli oceani, più del 97% di tutta l'acqua presente. Nel rimanente 3%, quasi tutto il resto sta nelle acque sotterranee. E mentre le acque superficiali rappresentano una piccola frazione. E l'umidità del suolo, che qui è disegnata grande, in realtà è lo 0,001%. In realtà è la parte, da un certo punto di vista, più importante di tutte, perché è quella parte che consente lo sviluppo di tutti gli ecosistemi. Quindi questo è il ciclo idrologico, questi sono i nomi che compaiono. Il ciclo idrologico andrebbe chiuso con la parte atmosferica, di cui di solito però si occupano i fisici dell'atmosfera. Mentre l'idrologia normalmente è intesa come l'idrologia sulla parte continentale delle terre emerse, quindi non neanche quella che succede sulle superfici degli oceani, che ovviamente evaporano anche loro. Una mappa relativamente recente del ciclo idrologico, simile a quella che effettivamente troviamo nei nostri sussidiari, libri delle elementari, non so se alla vostra epoca si chiamano ancora sussidiari, è questa. Questa è dovuta da Occhi e Canale del 2006 ed è su una rivista importante, mi pare sia Science, e non è facile dare questi numeri. Questi numeri sono, quando si parla di quantità, sono migliaia di chilometri cubi, quindi questi sono 111.000 chilometri cubi di precipitazione stimate sulle terre emerse, non su tutta la... E poi man mano c'è di nuovo, questa è una rappresentazione spaziale di quello che prima avevate visto in forma sintetica, del ciclo, come succede, come si ripartisce, quindi capite che in realtà anche l'evaporazione è diversa se l'acqua cade qui, piuttosto che cade qui, piuttosto che cade qua. Direi che c'è, in questo grafico c'è una differenza fondamentale da quella che forse avete visto sul vostro sussidiario. Quale potrebbe essere?
solito qualcuno me la indovina. O forse voi siete più moderni degli altri e queste cose ci sono già nei vostri sostanziali. È che qui vengono rappresentate le case. L'uomo è diventato un agente globale anche nel controllare il ciclo idrologico, quindi non solo lo cambiamo dal punto di vista climatico, no? Tutti i cambiamenti che abbiamo introdotto sia nell'uso del suolo, sia attraverso l'emissione di combustibili di CO2 in atmosfera o di altri gas che incrementano l'effetto serra, cioè modifichiamo, con quello modifichiamo effettivamente il ciclo idrologico. Il cambiamento climatico, siamo abituati a parlarne prevalentemente come aumento di temperatura, ma in realtà è tutto uno spostamento di questi flussi qua. Ma in realtà il cambiamento avviene anche in maniera molto locale. Sulle città, sapete che è sabato e la domenica, adesso non mi ricordo se piove di più o di meno, ma piove diversamente che nel resto della settimana, almeno nelle grandi città. Perché già solo le attività che si svolgono durante la settimana alterano l'interazione con l'atmosfera e quindi il feedback idrologico, un feedback idrologico molto forte. Come si legge questo grafico? Beh, isolando delle parti, per esempio qui la precipitazione totale è 111.000 km cubi al secondo. In particolare dice che 12,5 sono la stima della snowfall, della caduta di neve, mentre 98,5 sono per 10 alla 3 km cubi sono le precipitazioni di natura liquida. Di queste 66,5 ritornano su come evaporazione o traspirazione, quindi più del 50%. Queste stime sono stime naturalmente globali, fatte su tutta la Terra, ma in ciascun luogo della Terra queste singole stime cambiano, e rende difficile l'idrologia, la risposta quantitativa dell'idrologia, perché il laboratorio è la Terra e la Terra è eterogenea in tutti i punti, specialmente laddove c'è una topografia complessa come nelle nostre montagne. Allora, nell'altra, e dove va? Allora, 111 meno 65, 45,5 meno 66,5, scusate, fa 33,5 per andare a 100 più 11, 44,5. Probabilmente faceva 45,5, ha sbagliato il conto a mente, come spesso succede. Il resto qui, in questo studio pubblicato su Science, vi dico, che è una del Nature Science, nei media quando parlano di particolari ricerche, particolari lavoro, parlano di queste riviste. Allora, qui dice tutto il resto, quello che non va in evaporazione, va in deflusso superficiale e si forma e va quindi a produrre le acque superficiali. Tutte queste, diciamo, se volessimo proprio fare un altro tipo di discorso, questa è la parte rinnovabile, quella che ogni anno si produce. Facendo questo calcolo abbiamo fatto che cosa? Un bilancio idrologico. La massa che viene prodotta, beh, non abbiamo parlato di massa, abbiamo parlato di volumi, ma se consideriamo la densità dell'acqua liquida costante diventa un bilancio di massa, ed è di 65, calo 111, 65,5 vanno da una parte, 45,5 vanno dall'altra. In realtà qui è un bilancio fatto su grande scala e non tiene conto di tante cose, per esempio che c'è immagazzinamento nel terreno, di anno in anno ci sono parti variabili che sono immagazzinate nel terreno. Potremmo spendere delle lezioni su questo. E per esempio c'è anche un satellite che è stato
lanciato adesso, che misura la gravità, si chiama GRACE, che misura la gravità dell'acqua che c'è nel terreno. Quindi questa cosa sulla scala globale siamo anche in grado di valutarla. Di anno in anno questa quantità è diversa, quindi quel bilancio lì non si chiude, si dice, a scala annuale. Cioè, ci sono anni in cui cade più precipitazione di quanta ne esca, perché buona parte viene immagazzinata, e di altri, in altri anni in cui succede il contrario, in dipendenza delle situazioni climatologiche che si vengono a generare. E in ciascun luogo della Terra tutto questo avviene in maniera diversa, quindi dovete capire che fare un bilancio di questo tipo è un'impresa, per così dire, sovrumana, nel senso che bisogna tenere conto di tantissimi fattori perché il calcolo sia fatto correttamente. In effetti, per esempio, qua manca anche il calcolo precedente, per dire, quelle sono stime ma sono molto approssimate. Uno studio recente, 2014, è andato a calcolare, per esempio, e dice ma le acque sotterranee, poi siccome non è che il suolo poi sia sempre saturo, no? Quindi le acque sotterranee dovranno poi anche defluire da qualche parte, e in particolare le masse continentali dovranno defluire per esempio verso gli oceani. Quant'è l'acqua che defluisce verso gli oceani senza passare come acqua superficiale? Questo studio dice che, ahimè, è 4-5 volte di quella che passa come acqua superficiale. Allora voi capite che il diagramma che vi ho appena mostrato ha qualcosa che non va, o abbiamo trascurato dell'acqua che cadeva, oppure non abbiamo calcolato giusto le proporzioni. E vi dico, perché vi ho detto questi sono lavori pubblicati su Science? Perché questo è quello che si sa e queste sono le stime, che però hanno grandissime incertezze, come questo altro studio dimostra, che tutto non ne ha più visti di questi, questo tipo di valutazioni, però presumo che abbiano una certa validità. Quindi calcolare il bilancio idrologico non è proprio l'impresa più semplice del mondo. Non lo è a scala globale, ma non lo è neanche a scala locale. Ed è uno dei compiti che in realtà ci proponiamo di fare, di capire come fare in questo corso. E quando parliamo di bilancio idrologico, noi parliamo di massa e di energia. E in realtà anche parleremo anche di entropia, ma su questo sarebbe un discorso da allargare e che apre mille rivoli sui quali sono disposto di parlare sotto interrogazione, però come nel senso che non l'ho previsto di farlo all'interno di questo corso. Cosa serve per fare un bilancio di massa? Di alcuni elementi li ho già delineati prima e voi certamente li conoscete perché bilanci di massa li avete fatti fin dalla vostra gioventù. Ma la prima cosa che bisogna fare è scegliere un volume di controllo. Noi scegliamo un volume e facciamo il bilancio di massa di quel volume. Per esempio, un volume di controllo per l'idrologia potrebbe essere tutta la Terra, ma potrebbe essere semplicemente anche una cosa di questo tipo in cui ci sono degli alberi, c'è una parte sotterranea e una parte superficiale. Il bilancio non dice altro che la variazione della quantità all'interno del volume di controllo è uguale a quello che entra meno quello che esce, meno quello che eventualmente si trasforma se non accettiamo le trasformazioni, per esempio, di fase o di stato o di magari di natura chimica delle quantità come degli elementi che possiamo pure inglobare in questo bilancio. Per esempio, il bilancio di massa, qui che cosa? Il bilancio di massa vi dice che la variazione della quantità di stoccaggio nel volume è uguale alle precipitazioni meno, qui ho messo QG, il flusso che avviene verso sotto. Qui internamente ho degli altri flussi, per esempio nella zona di Saturno, ma siccome questi sono interni al volume di controllo, non per me non compaiono, perché i flussi sono quelli che compaiono solo sulle superfici. Io vedo la struttura interna perché questo volume di controllo è per me è trasparente, però dopo io questo lo devo trattare come se fosse una roba opaca in qualche modo. Ho vari altri deflussi, per esempio ho un deflusso superficiale che qui è segnato qui, che chiamo Q sup,
e quindi lo tiro via dalle precipitazioni, ho un deflusso nelle acque sotterranee, G come groundwater, ho un deflusso nei suoli, QS, e ho un deflusso QG grande, ah no, quello QG grande è quello che va verso il centro della Terra, diciamo, che comunque esce verso il basso nel volume di controllo. Non abbiamo solo i flussi laterali, che si chiamano così, perché vedete qua i flussi vanno lateralmente, loro si chiamano flussi laterali, questi sono flussi più o meno verticali. Ci sono anche degli altri flussi verticali che vanno in alto e sono i vari tipi di evaporazione. Evaporazione da dove? Dai corpi liquidi, dalla vegetazione, che più propriamente si chiamerebbe traspirazione. Il problema è che noi la chiamiamo evapotraspirazione perché non sappiamo mai bene separare la traspirazione delle piante dall'evaporazione da che cosa? Dai suoli o da tipi diversi di piante. Adesso non mi ricordo qua perché mi sono scatenato a mettere corpi liquidi, suolo, vegetazione, EVP, non chiedetemi, l'evaporazione delle superfici, cioè l'acqua che forma, che si depone sulle superfici e comunque evapora. Sì, e qua nel riconoscere le varie componenti c'è un minimo di arbitrarietà, che dopo ha a che fare anche con il modo in cui noi siamo capaci di caratterizzare ciascuno di questi termini qua. Questo, diciamo, è il deflusso sotterraneo come nome. Questo è la variazione di volume, di variazione di contenuto d'acqua nel volume. Queste sono le intensità di precipitazione. Questa è l'evapotraspirazione. Questo è il deflusso superficiale. Questo è il deflusso dei suoli. Ma abbiamo anche un orologio. Abbiamo un orologio con cui misuriamo il tempo, queste variazioni avvengono in unità di tempo, quindi il volume di controllo è comunque sempre spazio temporale e la scelta dell'intervallo temporale con il quale noi misuriamo il bilancio è importante, non è secondario. Il volume di controllo potrebbe essere bello un bel parallelepipedo come prima, che noi stabiliamo arbitrariamente, ma in generale è un bacino idrografico. Qui vedete un bacino idrografico delineato su una superficie, questo è un'ortofoto sbattuta su un dato digitale del terreno, che si chiama, che dà le elevazioni, e qui è estratto il bacino seguendo il percorso topografico, estratto il reticolo idrografico, e noi in realtà il bilancio lo facciamo su questo elemento che va un po' dentro nel terreno e per alcune decine di metri, per esempio, tiene conto di quanto succede dentro il terreno. Altri esempi di volume di controllo possono essere questi. Ve li faccio notare perché a seconda dei motivi di volume di controllo ci sono. Il bilancio cambia forma, riconosciamo dei termini che escono dalle superfici che sono di un tipo piuttosto che di un altro. Per esempio qui c'è QG, c'è la precipitazione, però qui la parte di QSUP, potremmo dire che viene fuori di qua, ma se ci fosse dei laghi potrebbero anche rimanere qui dentro. E poi di nuovo tutti i tipi di evaporazione e di traspirazione. Se scegliessimo quei due elementi qua, questi due elementi più piccoli, vediamo che qui compaiono ulteriori elementi di flusso attraverso queste superfici, di cui prima non avevamo tenuto conto, semplicemente perché per esempio qua abbiamo considerato questo elemento come impermeabile, lì nulla è impermeabile, però diciamo rispetto alla scala temporale i flussi qua dentro possono essere considerati trascurabili, quindi noi li consideriamo impermeabili. E quindi gli elementi che noi mettiamo nella costruzione del bilancio sono diversi. Un altro bilancio ancora diverso, per esempio, è questo, in cui prendo solo l'atmosfera e non prendo il suolo, o almeno sto un po' sopra. Quindi qui ho queste quantità qua,
E ho per esempio che cosa? Qui ho anche un'ablezione di vapore che è dovuta al trasporto di vapore in atmosfera, quindi il bilancio qua assume una forma diversa. Tutto, ed è per esempio questo. Vedete, ho nel termine, ho termini che assomigliano a questi di prima, però anche l'ablezione di vapore nell'atmosfera, a seconda di come prendo il lume di controllo, devo ricordarmi di quali parti vado a considerare. Dove qui ho raggruppato tutte le vaporizzazioni e traspirazioni tutte insieme. Insomma, questo è un bilancio di massa idrologico. Però qui è il bilancio di vapore dell'atmosfera. Il bilancio idrologico non è affatto sconnesso con il bilancio di energia. Se non ci fosse un'energia che impatta sul suolo, non avremmo nessun movimento e quindi non avremmo nessun ciclo idrologico. In particolare il bilancio di energia qua, la fonte primaria per noi è il sole, che ci irradia con radiazioni ad onda corta. Le radiazioni ad onda corta sono quelle che vediamo con gli occhi in un ambito ben limitato di frequenze che andremo anche bene a studiare, mentre il suolo generalmente risponde al bilancio di radiazione mandando indietro della radiazione ad onda corta nel campo dell'infrarosso. La lunghezza d'onda della radiazione, come vedremo, ma come in realtà già sapete dalla legge di Planck, la legge di Boltzmann, scusate, ma anche la legge di Planck, dipende dalla temperatura del corpo che la emette. Siccome la temperatura del Sole è a 6000 gradi e quella della Terra è, non so, 20 gradi, in questo caso oggi sarà 0 gradi, la radiazione infrarossa che viene emessa, la radiazione che viene emessa ha una lunghezza d'onda più lunga, una frequenza più bassa, e quindi è di questi due tipi. Anche qui abbiamo lo stesso volume di controllo. La precipitazione stessa costituisce una fonte di radiazione, è uguale a mc quadro, ma anche qui la massa comporta energia, perché voi sapete dagli studi che avete fatto di fisica tecnica o comunque di termodinamica che ogni corpo ha una propria energia interna. Questa energia interna in alcuni casi può essere funzione della sola temperatura, in altri no. In generale è funzione anche dell'arrangiamento chimico che la sostanza ha. Comunque il corpo si porta dietro con sé una certa energia che in alcuni casi può spendere. Per esempio, l'energia del latte, che ha una certa temperatura, se viene a battere su una neve che è al suolo, può riscaldare la neve e scioglierla. Questo ha un effetto idrologico evidente. Quindi si parla tradizionalmente in questo caso di energia latente e quindi la massa si porta dietro energia, questa energia latente, basta moltiplicare la massa per rho e l'entalpia. Entalpia? Sì, ok, l'entalpia è la quantità di energia che in un certo senso è posseduta da un corpo in funzione del tipo di fase in cui si trova, semplificando un po'. Ecco, quindi è in funzione dell'entalpia specifica che il corpo possiede. Quindi entra in gioco la precipitazione, entrano in gioco anche che cosa? Tutte le evaporazioni, perché le evaporazioni prendono dell'acqua, spostano da una parte all'altra della massa, quindi la massa di energia di evaporazione, scusate, moltiplicata per quello che si chiama entalpia di vaporizzazione, cioè quel lambda E, poi l'avevo moltiplicato anche per la densità dell'acqua liquida, ma siccome quella è 1 non compare mai, rappresenta l'energia che esce quando una quantità di acqua evapora. E qui c'è anche un altro termine, H, che di solito si chiama come calore sensibile. Il calore viene trasmesso non solo con il trasporto di massa, ma anche per scambio termico, per conduzione termica.
per, in questo caso, convezione termica. Cioè, per l'effetto, per il fatto che due corpi hanno temperature differenti, non solo si scambiano temperature in vari modi, cioè irraggiano uno verso l'altro della radiazione, si scambiano della radiazione, io e lei ci stiamo scambiando della radiazione, anche se lei magari non è contento, ma succede, e quindi si scambi, i nostri corpi si scambiano, ma scambia molto di più con il suo vicino, non si preoccupi. Si scambia con la radiazione, però se lei per esempio ha un metabolismo più alto del mio, per esempio, a temperatura più corporea più alta, io e lei ci scambiamo temperatura, ci scambiamo energia anche per effetto della nostra differenza di temperatura, dopo tutto disturbato da questa massa che ci circonda, e quindi questo è il calore sensibile, si chiama, è un termine settecentesco, ottocentesco che ricorda un'interpretazione concettuale della termodinamica che forse non è neanche più attuale, ma noi la conserviamo ugualmente. Allora il bilancio di energia è questo: radiazione ad onde lunghe, onde corte, short wave, long wave, n sta per netta, perché dopo tutti si scambiano le riflessioni, si scambiano sono tanti, bisogna fare un bilancio anche lì, meno il calore sensibile, meno il calore latente, meno lo scambio termico che avviene dal volume di controllo fuori al volume di controllo per conduzione termica, sempre per l'intervallo di tempo. E delta E in questo caso è lo scambio di energia. Come vedete qui compaiono tutti i termini che vi ho elencato. Quindi li ho chiamati con termini, misurando le parole con dei termini che ritengono più moderni, questo è contenuto termico dell'evaporazione, oppure entalpia dell'evaporazione. E questo è rilascio di calore per convezione o conduzione verso l'atmosfera. Questo sarebbe forse il modo moderno, contemporaneo di dire quelle robe, invece quelli chiamiamo di solito calore sensibile e calore latente, facendo riferimento all'idea del calorico, che è una roba che non c'è più. Questa è per dire che questa è la parte di massa e questa è la parte che fa la conversione della massa e dell'energia. E quindi a questo punto noi siamo in grado di